Eccomi qui con i preferiti di gennaio e febbraio, sì, perché questo mese è saltato gennaio, quindi ve li metto tutti qui dentro. Iniziamo subito. Allora, il primo preferito è un prodotto che è più che altro un macchinario, un dispositivo per la pulizia del viso, ed è esattamente questo, ovvero il Face Cleansing di Imetec. Si tratta di una spazzolina, così, che serve per lavare il viso. Quindi io applico il detergente nel viso, sciacquo il viso, applico il detergente nel viso un po' sopra, aziono qui, come vedete, sentite, il pulsante on, e questo incomincia a vibrare. Diciamo che è una sorta di alternativa economica al Clarisonic. Io pensavo che anche questo ruotasse, invece no, questo vibra. Comunque devo dire che mi sono trovata molto bene con questo, perché nei periodi in cui io lo usavo comunque costantemente, ho notato davvero un cambiamento della pelle, nel senso che la pelle era più liscia, più omogenea, c'erano meno imperfezioni e così via. Poi, siccome io non sono stata costante, per un periodo non l'ho più utilizzato, e infatti adesso, come vedete, ho un po' di imperfezioni, vabbè, adesso non si vedranno, comunque di punti neri e cose vari, quindi adesso lo ricomincerò a utilizzare. Però per non stressare la pelle, perché secondo me era un po' troppo, è un po' troppo invasivo, un po' troppo aggressivo da usare sempre mattina e sera, lo utilizzavo la mattina o la sera. Io preferivo utilizzarlo solo la sera, in modo da avere la pelle bella pulita prima di andare a dormire. Comunque, questo va a batterie, si appoggia su questo manipolo qui, è molto comodo. Le batterie ancora non mi si sono scaricate, se vi ricordate me lo avevano regalato, me l'aveva regalato il mio fidanzato per Natale. Che regalo casuale, vabbè, ovviamente perché piaceva a me. E poi questi, come vedete, si cambiano, e ci sono anche altre spazzoline. Questa è la più sensibile di tutti, poi c'è quella là un pochino più, quella per pelli normali, c'è lo scrub, c'è il massaggiatore. Comunque, se volete sapere più cose su questo, se volete sapere tutte le informazioni su questo manipolo qua, ditemelo che vi faccio un video specifico. Poi andiamo avanti, passiamo a un mascara. Il mascara preferito di gennaio e febbraio è stato questo, il Sexy Pulp di Yves Rocher. È una mini taglia, perché questa è la taglia che danno con la cartolina di benvenuto. Io ce l'avevo già da un bel po', però non l'avevo ancora utilizzato, invece adesso, siccome il mio era finito, l'ho utilizzato. Come vedete, già dalla mini taglia c'è il vero e proprio scovolino, è bello cicciotto e quindi mi volumizza bene le labbra. Comunque, nonostante sia stato il mio preferito, non penso che lo ricomprerò, perché costa un po', sui 13 euro se non sbaglio, e invece il mascara Essence 3,95 euro mi dà il risultato comunque bello, quindi inutile che vado a spendere, secondo me, 12 euro quando c'è un mascara da 3,95 euro che mi dà un risultato bellissimo. Quindi lo continuerò a utilizzare finché non finisce, non si secca, e poi basta, riprenderò col mio Essence. Comunque è buono, se trovate qualche sconto ve lo consiglio. Poi, altro preferito riguarda la cura delle labbra, il mio lip butter, il balsamo per le labbra al melone di Yes to Carrots, è buonissimo, già lo conoscevo. Ha un profumo di melone spettacolare, ovviamente 100% naturale, perché è una linea 100% naturale, ha olio di cocco, olio d'oliva, burro di karité, tocoferolo, estratto di melone e tante altre cose. Comunque tutte naturali, e comunque una marca certificata, è ottimo, lascia le labbra profumate e morbidissime. Questo sicuramente o lo ricomprerò o comprerò quello della Crazy Rumors, comunque è fantastico. Poi, altro prodotto sempre 100% naturale, la lozione per il corpo di Lavera. Questo qua, se non sbaglio, era un'edizione limitata, sì, di Natale. Cacao e arancia, già ve ne avevo parlato nel video acquisti, è comunque un prodotto ottimo, come comunque mi aspettavo, perché è una crema per il corpo, si assorbe subito, lascia la pelle ben idratata e soprattutto, una volta applicata, lascia un profumo di liquirizia fantastico sulla pelle. Ovviamente, se non vi piace la liquirizia, non prendetela. Vabbè, adesso non penso che la possiate prendere, almeno che non ci sia qualche sconto. Ma se non vi piace la liquirizia, è proprio da abolire, perché lascia proprio un profumo, secondo me, paradisiaco di liquirizia. Ed è ottima, come secondo me, la maggior parte dei prodotti Lavera, che è una marca comunque
Eco-bio 100% naturale, ma allo stesso tempo anche abbastanza economica. Quindi non spendo 20 euro per una crema, sui 7 euro, 6-7 euro penso che io l'abbia pagata ed è fantastica. Poi, sempre dall'ordine Ecoverde, ho preso un'altra cosa, sempre che mi è piaciuta, ed è questa. L'ho travasata perché il barattolo mi era arrivato rotto ai tempi. E l'olio di cocco della Cadì, o Cadì, o Cadì, boh, non ricordo. Comunque, un olio di cocco fantastico. Ha un profumo paradisiaco, cioè è 100% naturale, questo se non sbaglio si potrebbe anche mangiare. E ha un profumo buonissimo, come vedete sì, è in consistenza solida perché l'olio di cocco in inverno è solido, poi d'estate diventa liquido perché le temperature si alzano, bisogna comunque scioglierlo un pochino o a bagnomaria o leggermente nel forno a microonde o comunque con le mani, io lo sciolgo sinceramente con le mani, col calore delle mani. Ed è fantastico per i capelli, è ottimo, lascia i capelli super morbidi per le gambe, è veramente eccezionale. Poi, altro preferito, buonissimo, lo adoro, scopertissima, è il disinfettante per le mani di Yves Rocher. Si chiama SOS Mani Pulite e funziona un po' come la mucchina, solo che questo ha un odore fantastico di mela, secondo me. In realtà è all'arnica, ognuno ha un'opinione, una propria opinione sul profumo di questo prodotto. C'è chi dice che sa di arancia, c'è chi dice che sa di pesca, che è di albicocca, che comunque di frutta. In realtà è all'arnica, è fantastico perché non lascia quella puzza e soprattutto le mani appiccicose. Una volta che lo applicate lascia le mani super fresche e super profumate, non come la mucchina che io detestavo. Invece questo qua è ottimo, super consigliato. Se dovete comprare una cosa da Yves Rocher comprate questo perché è veramente fantastico, sicuramente vi troverete bene. Inoltre spesso e volentieri è in sconto con gli imperdibili, quindi quelle promozioni che fanno questo più la crema mani a 3,95 forse, boh, forse comunque c'è una bella promozione, questa più la crema mani, sia la crema mani che mi piace, già ho promosso in altri video, sia questo, quindi se lo volete prendere insieme fate un ottimo affare secondo me. Poi sempre di Yves Rocher, finiamo con Yves Rocher, una bella scoperta è stata questa, che sono i patch anti imperfezioni, quindi sono ovvero delle, come vedete, striscette, adesso qua ci sono dei pallini, diciamo come se fossero dei cerottini trasparenti che si applicano sulle imperfezioni, sui brufoli. Devo dire che da quando l'ho comprato non mi sono venuti più brufoli, quindi ho detto se lo comprate poi non vi usciranno più brufoli. No vabbè, l'ho comprato e chissà perché lo volevo provare, zac, non mi escono più brufoli, che sfiga, no, meno male. E comunque poi mi sono usciti e devo dire che l'ho provato e effettivamente è efficace perché il brufolo si secca praticamente quasi subito, comunque toglie la pallina bianca, diciamo, e guarisce più in fretta perché toglie l'infiammazione e tutto. È fantastico, molto molto buono per chi ha questi problemi di brufoletti, anche casuali. Lo applicate su, lo tenete una notte, il giorno dopo già vedete che il brufolo è quasi guarito del tutto. Poi il mio gel doccia, crema doccia in realtà, preferito, mamma mia, questo qua è qualcosa di fenomenale, sempre di Yves Rocher, della linea Jardin du Monde, al caffè. Ok, io questo me lo snifferei mattina e sera, guardate, che buono, troppo buono. Vabbè, è qualcosa di fantastico, ha un profumo fenomenale, inoltre questo qua è senza parabeni e penso anche senza siliconi. Comunque fatto sta che è fantastico, ha un profumo veramente buono e lascia anche, devo dire, la pelle abbastanza idratata. Poi comunque purtroppo il profumo non resta sulla pelle, però se siete nella doccia vi dà già questa carica, questa energia sotto la doccia di prima mattina, sentite il caffè, poi se come me non lo potete bere, ancora meglio. E per ultimo preferito, regalo di Natale, eccolo qui! Eccolo qui, eccolo. Allora, questo qui che è lo specchio, un casino, adesso si vede tutto il casino che è nella mia stanza, che è lo specchio della Babyliss, fantastico, con da una parte 8x, ingrandisce 8x, dalla parte normale. Come vedete ha le varie tipologie di luce, quindi c'è luce da lampadina, luce bianca e luce naturale, una per truccarsi, una per farsi le sopracciglia e l'altra non lo so
comunque sono vari tipi di luce per chi ha esigenze diverse. Veramente fantastico, fantastico, fantastico. È ottimo e ve lo consiglio a tutti perché è veramente un grande, grande specchio anche solo per arredamento. È fantastico. E niente, il video è finito e spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Fatemi sapere i vostri preferiti qui sotto.